ingredienti utili a fare una buona torta oppure anche una buona tartare possono servire per la bellezza dei nostri capelli. Vi sembra strano? Seguite la puntata di oggi e le ricette di oggi della nostra Ilenia Bazzacco, della nostra Masterchef, che ha pensate a una torta molto particolare con rosmarino e miele, e poi a un secondo, una tartare di manzo con asparagi bianchi marinati. Adesso che è primavera, finalmente li vediamo nei banchi di frutta e verdura. E allora non c'è tempo da perdere, seguitemi e andiamo insieme a fare la spesa. Entrare nel tuo negozio è davvero come entrare in un orto botanico. È incredibile. Sei un tesoro, grazie mille. Grazie a te. E noi abbiamo anche finito di fare la nostra spesa, caro Christian, quindi adesso non mi resta altro che andare da Ilenia, che mi sta aspettando. Tempo infame. Buongiorno Ilenia. Buongiorno Anna. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno a tutti voi. Cosa stai facendo? Sto curando il mio giardino. Il tuo orto botanico? Sì, il mio orto botanico, infatti ho fatto un po' di abbellimento. In attesa di qualche rugbista del Petrarca Rugby che venga a fare le foto per il calendario. Oggi di nuovo? No, oggi no. Però vabbè, sai, salutiamoli. Oggi li salutiamo. Allora, oggi sì, devi sapere che parleremo sì di cucina, di ingredienti, ma parleremo anche di bellezza, connessa però dedicata a me, quindi stesse, sì. Tu cosa fai qua? Quanto sei simpatica. No, comunque gli stessi ingredienti, sì, che noi utilizziamo per cucinare possono servire anche per curare i nostri capelli e la nostra bellezza, insomma. Secondo te questa folta chiama perché? Perché? Perché io lo faccio già, però non ti svelo niente ancora. Secondo me è perché prima ti sei trovata con l'ospite di oggi. Dai. E non a caso abbiamo tutti questi bei ingredienti, tipo il rosmarino. Anche il rosmarino? Sì. Ah, che bravi. Bene, vado. Dai, allora. Ok. Mi raccomando. Io finisco intanto, eh. Finisci? Sì. Chi l'avrebbe mai detto, la nostra cucina può diventare un vero e proprio laboratorio, una risorsa importantissima per la bellezza e la cura dei nostri capelli. E allora con noi oggi per parlarne, per spiegarci come, c'è un parrucchiere, Dennis Baretta. Buongiorno. Ciao, buongiorno. E ben ritrovato nel salottino di Due Chiacchiere in Cucina, Dennis. Grazie. Tu sei particolarmente attento all'uso di prodotti naturali, giusto? Sì, dove la chimica e la tecnica lo concede. Lo concedono, giusto. Beh, ma oggi ci spiegherai un po', bene o male, un po' come tornare indietro, perché ci sono moltissime ricette per la cura dei capelli che facevano le nostre nonne, le nostre mamme. Sì, sono giusto? dei rimedi naturali. Naturali, esatto. Intanto sì, ti verso un pochino di caffè, tu prendi anche lo zucchero? Sì, grazie. Ecco, quindi a cominciare, per esempio, forse il più gettonato una volta, quello di cui abbiamo sentito più parlare, era appunto l'uovo, giusto, per la cura dei capelli? Quello d'uovo, sì. Quello d'uovo. Sì, sì. Ecco, quindi quello forse il più gettonato, però ci sono molti altri ingredienti. Ci sono molti ingredienti di cui si può utilizzare per idratare, nutrire, per la ricrescita, per detossinare. Beh, allora dopo assolutamente devi spiegarmeli tutti, ce li devi elencare tutti, visto che comunque avendoli in casa per cucinare, insomma. Tutti i prodotti che abbiamo. Non è male l'idea. Tra l'altro prodotti anche naturali, quindi
spero ci facciano bene. Allora, Dennis, ti invito a bere tranquillamente il caffè, perché poi ci prepariamo dopo la pubblicità e andiamo da Ilenia a cucinare e a parlare di bellezza. Ok. Bevi il caffettino. Prego, Dennis, avanti in cucina. Ciao, eccolo ciao, qui. Ciao, ciao Dennis, piacere. Sei pronto a cucinare, Dennis? Sì, dai, proviamoci. Beh, insomma, uno che ha la manualità con i capelli dovrebbe avere in ogni caso manualità anche in cucina. In ogni no? Aiuto? No, ok. No? Perché no? Poco, dai. Poco. Aspetta che ti aiuto io, Dennis. Grazie. Pasta in bianco? E comunque... No. Ma bisogna anche saperci fare, con la pasta in bianco. Mica che è un piatto così. Allora, cosa facciamo oggi? Per prima, come prima ricetta faremo una torta che va benissimo sia per la prima colazione ma anche come un dopo cena, un dopo pranzo o quando avete voglia, ed è una torta con rosmarino e miele. Questo è particolare, il rosmarino, dai, in una torta, in un dolce, che buono. Tra l'altro senza burro e con l'olio. Wow, beh, perfetto, allora, va benissimo. Cominciamo? Allora, prendetevi nota per gli ingredienti. Gli ingredienti per la torta rosmarino e miele sono 100 g di farina di Kamut, 30 g di farina integrale, 100 g di farina di mandorle, 200 g di yogurt al naturale, 125 g di olio extravergine d'oliva delicato, 4 cucchiai di miele mille fiori, 4 uova, la scorza grattugiata di 2 limoni, 2 cucchiai di rosmarino tritato finemente, una bustina di lievito per dolci e un pizzico di sale. Interessante questa torta, mi incuriosisce molto, soprattutto l'utilizzo del rosmarino. Ma tu hai visto che treccia? Sì, cioè, ho visto. So anche chi è stato. Giusto per. Abbiamo un po' sfruttato. Allora, per primissima cosa ti chiedo di grattugiare la scorza dei 2 limoni. Sono da lavare, però, anche se sono comunque non trattati biologici, è sempre consigliato dare, appunto dare una lavata. Quindi e prima poi li andiamo a grattugiare. Ti ho fatto aderire la pellicola, che così una volta che sono stati grattugiati i limoni, basterà togliere la pellicola e tutta la scorza sarà qui. Io ho messo già naturalmente a insaporire il rosmarino tritato con l'olio d'oliva, in questo caso extravergine, e l'ho messo in microonde a 350 watt per un minuto circa. Cioè deve scaldarsi? Deve solo scaldarsi affinché appunto l'olio essenziale contenuto nel rosmarino esca e vada a profumare l'olio. Sai che buono è questo qua sulle braccioline? Allora, vai Dennis. Io intanto inizio a fare la prima procedura, cioè sarà quella di setacciare le farine. Hai visto che non abbiamo burro e non abbiamo zucchero, ma abbiamo miele. Mi piace ancora di più questa ricetta perché non c'è il burro. Non è a caso tutto, vero? Vero. Allora, perché non è a caso? Ditemi un po'. Questo miele adesso entra in gioco lui. Non è che per caso serve anche per rendere più belli i nostri capelli? Ovviamente, o no? Sì, ovviamente. Solo la parte gialla, non andare più giù con la parte bianca perché rende amaro. Quindi io sto imparando anche questo di oggi. Continua a girarlo che così appunto hai. Ok. Sì, chef. Sì, chef. Praticamente state scelti il miele, il rosmarino, uova, perché insegnava, diciamo, la mia nonna che con l'uovo si possono idratare anche i capelli. Ora, tanti lo fanno già a casa, l'unico problema è che si dimenticano che quell'odoraccio che lascia, diciamo, l'uovo resta poi anche nel tempo. Quello è il problema. Quindi il segreto sta nel risciacquare con un po' d'acqua e un goccio di aceto, di miele o aceto, comunque dare l'ultimo risciacquo con questo e toglie tutte le... Ma cioè, allora io l'uovo con l'uovo anche, vero, con l'aceto? Di lucidi anche, perché il pH dell'aceto, essendo molto acido, chiude le squame e lucida, diciamo, i capelli, come anche lo yogurt. Comunque. Hai capito? Ma è tutta chimica anche questa? Cioè, è pur tutta parlando chimica di... naturale, ma è chimica. È chimica. L'uovo va, si può miscelare con uova o e miele anche, tutti insieme, il tuorlo d'uovo ovviamente. Ma cioè io prendo il tuorlo d'uovo, giusto? Sì. E cosa devo fare? Devo sbatterlo un po'? Lo sbatti un po', metti, diciamo, una quantità, devi fare anche, a occhio, cubi. Aspetta, ingredienti.
Grazie, scusami. Questa volta, ma solo perché sei tu. Mescoli il miele e poi ti fai questi impacchi di 30-40 minuti e serve da idratare, diciamo. Devo metterci tipo la pellicola, devo girare in casa conciata come? Esattamente, ti metti prima diciamo, l'uovo e il miele e poi ci metti questa pellicola o anche se la classica pellicola con l'asciugamano. E te la tieni qui 30-40 minuti. Quella non è a caso. Adesso dai. Io l'ho un po' spinta. Ecco, dai, diciamo così. Tu, Ileni, hai setacciato tutte le farine? Adesso, io qui ho setacciato le farine, il lievito e ho aggiunto anche direttamente il sale. È importante setacciarle queste sì, farine? Perché sì, perché in questo caso, appunto, soprattutto la farina integrale. Infatti ho visto. Se tu vedi, appunto, si è mantenuto in questa ciotolina, nel setaccio, la parte, appunto, più grezza. Integrale, più grezza. Buono. E vado a rompere le uova. Senti in questo profumo caso di limone che c'è. Sì. Infatti sai che mia nonna quando aveva la stufa metteva d'inverno la buccia di limone sopra la stufa. Anche sì, l'arancia. Questa rilascia anche l'arancia invece lo rilascia l'essenza naturale. E quindi come la casa, no? Banalmente, sempre d'inverno, che per fortuna ci siamo anche lasciati alle spalle, se ti vuole, anche sopra, non so, i termosiffoni. O sì, sopra sì, i termosiffoni, cioè, sì, la buccia d'arancia, d'arancia, mandarino, cioè sì, poi l'essenza. È ricca di essenza, sì, ovvio. Allora, adesso noi qua abbiamo le uova, tutte e quattro. Tutte e quattro, tutte intere, insieme, intere. Sì. Andiamo a, anziché montarle come si fa di solito con lo zucchero, andremo a montarle appunto con il miele. Mi piace questo. Cioè questo, se tu adesso lo sbatti, poi io potrei spalmartelo sui capelli. Esattamente. Direttamente okay, qui. Chissà che effetto farebbe però sui tuoi capelli l'olio con gli aghetti di rosmarino, tipo, no? No? Non è che magari si usa anche quello, Dennis, per la cura dei capelli, pure il rosmarino, no? Sì, dai, il rosmarino dai, sì, no, si può serio? Usare, sì. Perché cioè? Uno, il rosmarino è un detossinante, diciamo, va a riattivare la circolazione del sangue, infatti si usa anche in tanti shampoo naturali, a base naturale. Sì, sappiamo che alcune case, sì, noi non possiamo farne il ovviamente nome, ovviamente, però ci sono anche molte case sì, che producono shampoo, insomma linee shampoo per capelli, che utilizzano proprio gli estratti naturali. Sì, tipo rosmarino, lavanda. In questo caso anche l'orticca, per esempio, anche l'orticca va bene per la, diciamo, la ricrescita. Perché ti regalo un mazzo di orticca in Enea? Quelle lungo l'autostrada? E quindi il rosmarino come lo utilizziamo? Praticamente si prendono 3 cucchiai di aghi di rosmarino, si fanno bollire con l'acqua un 15 minuti, poi si lascia tiepidire l'acqua. Mi piace questa cosa. Quanti di rosmarino mi dicevi? Quanti? Ma 3 cucchiaini. 3 cucchiaini. 3 cucchiaini. Li lasciamo d'acqua, bollire, li lasciamo raffreddare. Si lascia raffreddare e poi si fanno questi bagni con l'acqua e l'essenza di rosmarino, ovviamente filtrata l'acqua. Dopo. Sì, sì. E servono per detossinare la cute e diciamo far respirare il follicolo, ecco. Wow. Quindi, mentre facciamo la torta possiamo tranquillamente avere appunto un impacco in testa. Sì. Quanto lo lasciamo tra l'altro? Cioè, tipo un'ora o meno? Ma basta un 15 minuti. Ah, così. E poi si risciacqua. Allora Anna, io le uova mescolate, montate con il miele, okay, ho aggiunto lo yogurt naturale e adesso vado ad aggiungere appunto l'olio con il rosmarino. Ma pensa che storia! Fantastico. Che storia! Scusate perché sono esaltata da questa ricetta. Mi sì, piace un sacco. Mi piacciono, cominciano a piacermi proprio le cose un po' particolari, un po' strane. E noi in cucina lo famo strano, abbiamo esatto, capito questo. Allora, chimica, andiamo ad aggiungere la parte liquida, in questo caso, oppure possiamo fare tranquillamente anche insieme. Cioè. E mescoliamo. E mescoliamo. Eccoci qua, quindi là è molto liquida, sì, però. Però adesso andiamo ad aggiungere. Vedi appunto qua, Dennis, la magia del. Wow, questa è pulita, è anche pulita, non dovete neanche lavarla. Sai. Una cosa in meno. Allora aggiungiamo la scorza di limone. Sì. Allora è liquida,
perché comunque abbiamo utilizzato delle farine che necessitano anche di una buona quantità di idratazione, scusa. Okay. Quindi la farina integrale, ma anche la farina di kamut stessa e la farina di mandorle. E quindi abbiamo bisogno di questa appunto consistenza abbastanza liquida. Anche lo yogurt è utile per la cura dei nostri capelli, sempre sì, una di quelle ricette della nonna, no? Esatto, è ottimo per idratare anche i capelli perché ha un pH comunque acido, quindi tende a chiudere le squame. Cioè anche qui quindi yogurt naturale. Yogurt naturale, intero? Puoi mettere il yogurt naturale e abbinarlo anche se vuoi con un po' di limone. Cioè davvero, la cucina è un salone di bellezza. La cucina è un salone di bellezza. Eccoci qua. E anche l'olio d'oliva, vero? E anche l'olio d'oliva. Allora, ho oliato bene la teglia appunto da forno e adesso andiamo a versare. Vedete? Molto liquida, però non spaventatevi perché è giusto sia così. Esatto. Anche perché deve rimanere bella morbida poi, una volta cotta. Va bene, io guarda che non assaggio niente, Io non voglio mangiare niente. No, non ti preoccupare, perché al limite ci sono io, non è un problema. E adesso cosa mi dice? Problema. Viene già voglia di mangiarla. Allora, 180 gradi, forno statico preriscaldato per circa 45 minuti. Allora andiamo. In forno. Dritti in forno. Via. Ce la posso fare. Eccoci qua. Voilà. E dobbiamo solo attendere, però poi ce la gustiamo. Allora, noi comunque nell'attesa, invece, caro Dennis, andiamo a scoprire una delle eccellenze del nostro territorio. Oggi nel nostro salottino dedicato alle eccellenze torniamo a parlare di uno dei prodotti principi della cucina italiana, da nord a sud, l'aglio. Con noi c'è Massimo Tovo, presidente, buongiorno, presidente del Consorzio di Tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP, quindi un'eccellenza nell'eccellenza. Certamente. Abbiamo proprio questo prodotto che è particolarissimo proprio per le sue origini, per dove geograficamente è nato, perché ce lo ricordiamo, vero? Ma presidente, lo ricordiamo che è un prodotto che avviene all'interno di 29 comuni all'interno della provincia di Rovigo e la DOP sta a indicare che proprio tutte le fasi avvengono all'interno di questi 29 comuni, praticamente dalla produzione del seme alla coltivazione anche poi alla lavorazione. Il confezionamento avviene tutto in quest'area, in modo obbligatorio. Ecco, oggi il nostro presidente ci farà una lezione sull'aglio, ci farà capire come nasce l'aglio, ma soprattutto vedremo un po' anche, presidente, questo che è esattamente la nostra testa d'aglio, giusto? Sì, questa è una bulbosa, giusto? Questo è un bulbo che è stato raccolto a luglio del 2014, che viene poi essiccato e conservato per la lavorazione e conservazione. Da questi bulbi il prodotto migliore l'azienda agricola lo seleziona per poi andare a ricavare i semi per l'anno successivo. Quindi avviene questa sgranatura, che la chiamiamo, viene aperta questa testa e vengono raccolti i bulbilli più belli, più grossi, sì, no, che sono quelli d'aglio. Che sono gli spicchi d'aglio, e selezionati. E una volta aperte tutte, vengono seminati nel periodo di tra ottobre e novembre generalmente. Poi avviene la fase di crescita, che continua tutto l'inverno e la primavera, e andiamo a raccoglierlo a fine di giugno, primi di luglio. Prima che ci sia l'infiorescenza, molto importante, vero? Quello sì, di l'infiorescenza che non deve avvenire. Non deve avvenire, anche con il basilico alla fine è la stessa cosa. Noi dobbiamo impedire l'infiorescenza per avere un prodotto come quello che poi noi riusciamo ad apprezzare sulle nostre tavole e che tra l'altro fa anche molto bene salutare, perché è antisettico, antibatterico, vasodilatatore, insomma ha una conoscenza enorme delle proprietà dell'aglio, in particolare se consumato crudo. Noi solo ricordiamo che ce l'avevano come corredo i nostri romani quando hanno conquistato il mondo, questo vale esatto. Per dire le capacità che ha questo prodotto. Infatti le proprietà benefiche dell'aglio sono riconosciute a livello mondiale. Quello che voi fate però come consorzio è anche molto importante per la tutela e la valorizzazione di questo prodotto. Quali sono i prossimi obiettivi? Certamente cerchiamo di valorizzarlo a 360 gradi, quindi da un'attenta
lavoro con la parte della produzione e commercializzazione per poi valorizzarlo all'interno di eventi o come promozione all'interno di fiere più importanti. Abbiamo fatto Fruito Logistica, che è la più importante a livello internazionale per l'ortofrutta, nonché a livello nazionale, come la Macafrutta di Cesena. Prossimamente saremo sicuramente partecipi all'Expo di Milano. Insomma, che è il grande evento di questo 2015. Inoltre, io so che voi l'anno scorso avete raccolto più di 2.800 quintali di aglio. Ma questo non è solo andato sulle tavole degli italiani, ma anche all'estero. Sì, perché gran parte del prodotto viene commercializzato nel nord Italia, però una parte la stiamo commercializzando in Germania e in Svizzera. Hai capito, dai, se ne intendono anche loro di buona cucina, lo usano questo aglio, vero? Molto d'altronde ha un riconoscimento importante, perché diamo una serie di valore al prodotto importante. Se ricordiamo solo che sulla confezione abbiamo il nome del produttore inserito in modo obbligatorio, in modo da dare il massimo della tracciabilità, che alla fine vuol dire sicurezza importantissimo. Tracciabilità e quindi sicurezza alimentare. Occhio sempre all'etichetta, qualsiasi cosa voi comprate, anche l'aglio, soprattutto l'aglio. E allora grazie mille al nostro presidente Massimo Toro. Grazie a voi. Spero di rivedervi ancora qui nel nostro salottino di Due Chiacchiere in Cucina. Volentieri. Intanto io però mi devo affrettare, perché Ilenia mi aspetta. Ed eccoci qui, io sento un profumino, ma un profumino di rosmarino e miele. E allora, la torta è qui! Ah, il signore che non voleva assaggiare niente, non vedo l'ora di assaggiarla, sì, questa torta. Sì, la torta qua. Beh, vorrei ben vedere. Tu dicevi, Ilenia, che questa possiamo fare anche una specie di cremina all'arancia? Sì. E come la facciamo la cremina? Fai una crema pasticcera un po' più morbida, quindi con meno parti di farina, e del succo d'arancia o della scorza grattata di arancia. Così, in semplicità. Sì, semplicità. In semplicità. Senti che roba. E non c'è burro. No, c'è olio. Non c'è zucchero, c'è miele. Cioè, spettacolo. Adesso andiamo a togliere la carta forno, che non ci serve più. Io non riesco mai a toglierla, la carta forno, quando faccio le torte a casa, faccio sempre dei disastri. Io ce la farò a metà. Io la metto con la carta forno e via. Ah, in tavola? Beh, vabbè, l'importante è la sostanza, esatto. Scusa. Tra di noi. E così, la taglio così velocemente, io invece strappo tutto, faccio un po' di confusione, ma no, va bene. Dai, un po' di presentazione. Lo so, non riesco. Sono una frana, te l'ho detto. E adesso via con... un po' di zucchero a velo. Oh, bella. Molto particolare il profumo e quindi anche il sapore di questa torta, ma il sapore adesso tra un po'... Sentiremo. E vediamo guarda, anche com'è dentro. È anche morbida. Che curiosa. Curiosi proprio anche di assaggiare questa torta. Vediamola. Questo connubio. Sì. Vedi, si vedono proprio gli aghetti. Gli aghetti, sì. Complimenti. Qua. Allora andiamo qui. Proprio livello superiore, direi. Poi io ho dato l'idea col rosmarino, perché forse è l'erba aromatica che più si presta, diciamo, a essere utilizzata anche appunto nelle torte. Impariamo anche a presentare il piatto, vedi? Quando poi abbiamo una fettina di torta e ci sembra, diciamo, misera rispetto al piatto, basta fare un gioco anche come sta facendo lei. Beh, dai, Ilenia, che bello! Questi sono del mio terrazzo. Davvero? Sì. Io pensavo che facessi morire tutte le piante. Io? Ma sei un pollice verde? Sì. Ma cara, brava. Io sono cimici. Beh, è uno spettacolo. Come può non essere? Dai, veramente. Secondo me questa è... Brava, Ilenia, bravissima, bravissima. Bella. E allora, adesso abbiamo un collegamento molto speciale per capire che vino abbiniamo a questa torta. Da delizia. È una sorpresa. Sì. Grazie Anna ed Ilenia. A questa torta rosmarino e miele abbinerei un Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG dell'azienda Sorelle Bronca.
prosecco, quindi un vino amabile che ben si può abbinare al dolce. Nel bicchiere questo vino, come ogni prosecco, vediamo il giallo paglierino, addolfatto, possiamo sentire la mela, frutto caratteristico dell'uva prosecco. E in bocca sentiamo tutta l'amabilità del vino. Questo vino, 14 grammi litro di zucchero residuo, ben si abbina a una torta fatta con il miele. Cin cin. Ed eccoci pronti per la seconda ricetta, vero Ilenia? Io sono già all'opera. Siete già all'opera, ma vedo, già ci sono le pentole. Sì, che fumano. Allora, tartare di scamone manzo con degli asparagi in agrodolce. Proprio di stagione questa, Sì. E allora ecco gli ingredienti. Via. Per la tartare di manzo con asparagi bianchi marinati ci occorrono 300 g di aceto di vino bianco, 200 g di birra bionda, 1 litro d'acqua, 20 g di fiori di camomilla, 250 g di zucchero, una macinata di pepe, timo fresco, asparagi bianchi, possibilmente di Bassano, 400 g di scamone di manzo, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, salsa di soia, un limone e senape in crema. Bene, bene, insomma vedo anche qui tanti ingredienti diversi, c'è cioè, i fiori di camomilla, la senape, la birra, cioè tante cose. Tante cose, diverse, molto diverse tra loro. Allora, prima cosa, Anna, che io adesso andrò a fare, sì, ed è la cottura appunto degli asparagi, uh-huh. Ok? Allora, buttiamo per prima cosa la birra nell'acqua. Non che serve già la sparagera. Allora, sarebbe utile, però appunto noi adesso, siccome le cuociamo poco, perché sono circa 6-7 minuti, perché poi comunque andranno a farti riposare, raffreddare nella loro marinatura e quindi bollendoli poco non si vanno a rovinare, soprattutto le punte che dovrebbero invece essere cotte a vapore. Ok. Quindi acqua, birra, andiamo, sì, ad aggiungere lo zucchero, scusa. Mettiamo l'aceto, quindi aceto agrodolce, bianco. Sì, in questo caso aceto di vino proprio bianco. In agrodolce. Sì. Mettiamolo bianco in questo caso, perché altrimenti ci va a colorare l'asparago se in caso utilizzassimo l'aceto appunto di vino rosso. Mettiamo un pizzico di sale, una macinata di pepe. Okay. Anche sale e pepe in questa emulsione. Sì. Del timo fresco, che con l'asparago si presta benissimo a profumare in maniera ottimale. Hai capito? E poi utilizziamo i fiori di camomilla per dare un tocco in più, che in profumazione appunto ne guadagnerà. Però noi non li mettiamo così. Non li mettiamo così direttamente sfusi, perché altrimenti dobbiamo andare alla ricerca della camomilla perduta. Il Dennis allora sta già guardando, sì, sta già, sì, studiando, no, che cosa poter fare con la camomilla, cosa poter questa fare con la birra. Creativa. Utilizziamo una garza, sì, sterile in questo caso, quindi pulita, anche quelle appunto da medicazioni. Tranquillamente, senza problemi. Siamo più felici di usarle per queste cose, diciamo. Brava. Normalmente sarebbe il caso. E dopo andiamo appunto a fare il nostro sacchettino. Ti lo aiuto? Chiudiamo. Grazie. Dici sempre che non faccio mai niente, cosa devo fare? Allora, aspetta un attimino che mettiamo, no, in questo lei modo. Comunque Dennis, ah, perché lei. No, perché lei. Dennis, visto che ho visto che già con occhio clinico stavi guardando la camomilla che serve per schiarire anche i capelli. Questo lo sapevo anch'io. E sapevi anche che si usava anche la birra volendo? No, quello o no. Che bisogna stare molto attenti, si può mescolare del perossido di idrogeno, cioè ossia l'acqua ossigenata. Ok. E uno può schiarire di 1 o 2 toni un capello naturale. Però qui penso che utilizzando l'acqua ossigenata, volgarmente chiamata, sia necessario un professionista. È meglio, sì. E ecco, sì, io non le farei queste cose a casa. No. Ma ci sono tanti che tanti lo fanno. Tanti che lo fanno. Ah, sì? E dopo arrivano da te in salone. Sì. Mi risolvi il problema. Gialle, belle gialle, col capello. Vado a immersione, ok?
lasciamo profumare bene l'acqua, quindi che si è sciolto sia il sale che lo zucchero e che l'aroma, il profumo della camomilla inizi già appunto a diffondersi. Sì. E poi andiamo a tuffare, ad adagiare i nostri asparagi bianchi, che naturalmente io ho già tolto la parte finale, sì, li hai già puliti, quella ecco, più legnosa, e pelati con un pelaverdure appunto della parte più coriacea esterna. Sì. E andiamo semplicemente ad adagiarli all'interno così. Non andiamo a mettere un'acqua in ebollizione, ma che sobbolla. Ok, quindi lentamente. Esatto. Sai che fanno bene anche per i capelli anche gli asparagi? No, sei serio? Assumendoli, mamma mia. Però mangiandoli. Ah, Mi vai a grattare intanto il sì. mezzo limone? So. Quello del limone io. Sì, perché so che lui è un po'... ha qualche problema con toccare carne, pesce. Sì, diciamo che non sono proprio un amante di... Vabbè, anch'io pesce crudo non riesco a toccarlo, vero? Non fa un senso. Ma cioè, ognuno ha le sue. Guarda te. Guardati. Cioè, ognuno ha le sue. No, stupida. Dai, allora, cosa facciamo adesso? Adesso vado a preparare la marinatura, sì, che andrà appunto a condire la tartare, perché anch'io personalmente mangiare la tartare, quella classica, praticamente naturale, solo con l'olio, e la classica presenta addirittura l'uovo crudo sopra, mi dà qualche problemino, ecco, nel senso che sì, non l'amo. Esatto, allora vado a fare questa marinatura, questo condimento con salsa, senape in crema, della salsa di soia, quindi già dà una profumazione. Dà una profumazione, un sapore sicuro. Non ne mettiamo tantissima perché altrimenti appunto andiamo a rendere troppo sapido la preparazione. Una macinata in questo caso di pepe. Non andrò a mettere il sale per il momento, perché appunto è già piuttosto salato, saporita alla fine, esatto, quindi non c'è bisogno. E dell'olio. E dell'olio, ok. Arriva. Poi andremo a mettere anche la scorza del limone. Wow, beh, allora prende un sapore particolarissimo questa carne. Ma noi adesso dobbiamo tagliarla, dobbiamo macinarla, cosa dobbiamo fare? Macinarla no. No, vabbè, tagliarla. La tartare va tagliata assolutamente a coltello. Scusi, vabbè. E bocciando. E manualmente, naturalmente. Però è fondamentale il mio limone, vero? Sì, è fondamentale il limone. Almeno ho fatto qualcosa di dai, che sei bravissimo, Dani. Poi adesso devi saperci fare in cucina, perché la tua compagna Stefania, possiamo dirlo? Che tra pochissimo diventerà mamma e tu diventerai papà, quindi sì, di un bel bambino, quindi un maschietto, perciò dovrei aiutarla, dovrei farle anche, cucinare per lei. Beh, intanto mi farò fare la torta che hai inventato, quella sicura. Cioè, la farai fare a lei? Eh beh sì, è lei che poverina, è incinta, è l'ultimo mese, mamma mia, Ok, più che sufficiente, sai? Ok. Allora, vai a inserirla qui dentro, vai a mescolare bene, appoggialo magari lì dentro, mi prendo il mio coltello. Vediamo, hai imparato il trucchetto, sì, della... Ma è un esperto. E vabbè, questo lo lascio giù perché sennò cade. Sì, sì, sì. Allora, per prima cosa, quando si va a fare la tartare, è quella appunto di andare a eliminare tutta la parte sia delle terminazioni nervose ma anche dei filamenti di grasso, perché poi è spiacevole trovarsela appunto in bocca. Beh. A differenza che se noi dovessimo invece cuocerla, il grasso è necessario per tenerla morbida. Quindi bandite le fettine di carne, quelle magrine, finette... E poi si lamentano perché appunto è una suola di scarpe. Che guardi me? Perché penso che tu sia una di quelle. Non lo so. Non chiedi la fettina di carne magra. Me la faccia sottile. Io sono così. Ecco, lui è così. Lui è così. Grazie per avermi salvato, Dennis. Io sono così. Ascoltami. In questi ingredienti allora abbiamo nominato i fiori di camomilla, che servono appunto per schiarire i capelli. Sì. E poi anche mi dicevi la birra. Per schiarire i capelli. Anche per schiarire i capelli, poi ma la birra. Anche se bisogna stare attenti, perché a volte si fa danni, perché ogni qualvolta che si va a schiarire un capello si va ad aprire, diciamo, la parte delle squame, quindi ciò che protegge la parte interna, diciamo, del capello. Quindi cosa non dobbiamo fare? Perché noi parliamo, usiamo questo, usiamo quell'altro, però sicuramente ci sono degli accorgimenti, sì, da adottare anche con prodotti naturalissimi.
si può anche schiarire con la camomilla e il caffè, l'importante è idratarli dopo con i metodi che abbiamo detto, l'uovo, lo yogurt, il miele. Quindi sono più esposti, dice, essendo sì, comunque sì, aperti. Sono più vulnerabili i capelli. Insomma, è tutta chimica anche lì, eh? Sì. È tutta chimica anche lì. Poi adesso comunque andiamo incontro all'estate con il sole. Insomma, i capelli si schiariscono già naturalmente, sì, quindi c'è forse bisogno di proteggerli, esatto, no? È meglio proteggerli con degli appositi shampoo e quant'altro. Ma sai che volevo dirti una cosa? Che c'è un ingrediente che è, parlando di cucina, penso che siano quei lieviti, diciamo, commerciali, che è lo stesso ingrediente che trovi anche nel liquido per auto. Cioè, c'è un ingrediente all'interno, no, spieghiamola bene questo, perché poi mi viene l'ansia. Il propylene glycol è lo stesso che si usa per il raffreddamento motori auto, lo usano anche in certi ingredienti alimentari, che non si possono dire i nomi, anche case famose, e si usa anche in alcuni casi nello shampoo, nelle creme. Cioè, ma è un ingrediente che, diciamo, fa tra virgolette, non nuoce, no, e che mettono anche per il raffreddamento, oppure è un ingrediente che nuoce e lo mettono dove mangiare? Allora, che è una sottile differenza, ma fondamentale, direi. Bene, diciamo che in regola, perché... Come si chiama, che hai detto, il? Propylene glycol, è un derivato del petrolio, quindi il petrolio è naturale e viene classificato come un prodotto naturale, ma sì, in realtà qua, non lo è. Qua entriamo comunque sì, entriamo in un mondo dove anche oli per il corpo, è pieno, insomma, sì. Hanno questi, ecco, cioè... Anche l'olio di palma, se vogliamo ben vedere. Lì si apre un mondo, faremo una puntata solo su queste cose, così non ci sarà veramente da prendere appunti. Allora, quindi tu stai tagliando tutta carne, esatto. senza grasso in questo caso. Naturalmente anche lì è sempre a gusto per quanto riguarda la dimensione, appunto, della tartare stessa. C'è chi la preferisce un po' più grossolana, chi la preferisce appunto più fine. L'ideale sarebbe quella di batterla a coltello, addirittura, tra l'altro non dalla parte della lama, ma dalla parte del dorso. Ok, la parte contraria, e quindi andare proprio a batterla in questo modo. Ah, io pensavo sminuzzarla ancora più piccolina. Volendo sì, già battendola in questo modo si va a sminuzzare. Questa ricetta la possiamo adattare anche alla tartare di tonno, magari? Certo. Sì? Oh, wow. Però fai una marinatura un po' più delicata. Un po' più delicata, sì. Ok. Allora, vedi che anche qui mi è rimasta un po' di... Di grassettino, via. Sì, di nervatura, e quindi andiamo a toglierla. Che i nostri asparagi siano pronti pian piano. Allora, questi non sono ancora pronti praticamente. Io ne ho già fatti. Che previdente. E li ho già cotti e li ho messi già a raffreddare, perché altrimenti non riusciamo ad averli pronti. E io adesso dovrei fare un po' di rumore. Sì. E quindi non è che tu possa mandare... Cioè, canti, non ho capito. Due minuti di pubblicità, no, non la puoi mandare. Ah, perché devi battere? Sì. Pensavo volessi cantare. No. Allora noi ci prendiamo giusto un minutino di pubblicità, mentre Ilenia batte la carne. No, ed eccoci qua dopo che la nostra Ilenia si è sfogata, sì, sulla nostra carne. Guarda che è un bel allenamento, nostra carne. Allora abbiamo qui, beh, però guarda come è venuta bene così. Sì. Bene, perfetto, e poi sì, non si ossida, perché se noi andiamo a macinarla in un frullatore ci diventa carne macinata. No, non ci piace, non va bene. Bene, ci siamo quasi. Sì, i puristi della tartare potrebbero... No, ma non si fa, cioè, proprio. Se no ti prendi un bel pezzo di carne macinata e risolvi il problema, no? No, meglio così. Sì, allora, mettiamo questa salsina. Che ricordiamo è fatta da... Da olio d'oliva, extravergine, naturalmente, senape in crema, e scorza di limone e salsa di soia. Anche in questo caso vediamo un attimino sempre di regolare il sale, possibilmente alla fine, perché appunto la salsa di soia è molto saporita.
guarda un po'. Cambia già. Sì. Però no, non la mangerei questa. Però non cuoce. Vedi che non... Esatto. Allora, adesso andiamo a fare una bella cosina. Wow, adesso facciamo la formina. Sì. Sì, intanto gli asparagi li avevi già... Allora, gli asparagi io li ho già tolti dalla prima cottura che ho fatto, non quelli appena buttati. E adesso questi, aspetta che mi prendo un coltellino molto sottile, che sembrava meglio l'altro, ma insomma, aspetta, vediamo. Per una ricetta come questa negli Stati Uniti impazzirebbero, probabilmente, eh? No, vorrei sapere che Dennis ha un trasporto emotivo per New York, che è una cosa maniacale. Ecco, uno dei miei desideri sarebbe quello di fare un corso di cucina in America, cucina italiana. Mai dire mai, no? Beh, ma allora, visto che questa puntata andrà anche su YouTube, facciamo un appello! Vuoi mandarmi via? No. Vengo con te, quello! Ah! Hai capito? Allora. Io lo accompagno. E via, tutti quanti insieme. Qua non ci sta più nessuno. Allora, ho tagliato a metà gli asparagi. Sì. Giusto per avere una dimensione un po' più piccolina. Un trucchettino, bello. Mi piace. Questo è un piatto che può andare bene sia come dico sempre, antipasto, ma anche come piatto unico, sempre in base alle dimensioni che si va a fare. È molto scicchettino, sì, molto fine. Ok, aspetta qua. Fai un figurone con una cena così. Vero? A casa. E vedi, hai visto che la semplicità? Hai visto la semplicità, vero? Perché non ci abbiamo messo niente. La parte più complessa è il limone, eh? No, la parte più complessa se mai è proprio curare gli asparagi. Dai, il limone è una sciocchetta. Su. Ah, ma l'ha fatto lui, eh? È per quello che dico che è una sciocchezza. Che comunque l'ha fatto lui, perciò. E voilà. Ah, magia. Bello. Sente uno. Molto bello. Ah, c'è anche il tocco finale, giustamente. Sì. Riprendendo il timo. Il timo con cui hanno bollito, si può dire. Profumato i nostri sfogli. Guarda che bello. E poi ci molto interessante. Fagolina, così. Beh, Ilenia. Spettacolare questo piattino, molto fine, molto elegante, giusto per una serata particolare e romantica. Allora, visto che gli asparagi sono anche afrodisiaci, dicono. Dicono. E allora adesso andiamo, invece abbiamo un collegamento speciale e vedremo che vino abbinano. Un collegamento molto speciale. Ci sorprenderemo. Anna e Ilenia, grazie mille. Con questo vino, la tartare di manzo con gli asparagi bianchi marinati, faccio un azzardo oggi. Colli di Conegliano Rosso, dell'azienda Sorelle Bronca di Colbertaldo. Perché faccio un azzardo? Perché abbino un vino rosso. Ho pensato bene ci ho riflettuto un po' per questa ricetta e secondo me il Colli di Conegliano, Cabernet Merlot, poteva starci. Abbiamo l'asparago, c'è un po' di senape, poi il manzo, e quindi ho detto facciamo questo abbinamento. Colli di Conegliano, nuova denominazione, anche questa di OCG del 2010, lo possiamo produrre perché abbiamo i vigneti vicino a Conegliano, esattamente a Rua di Feletto. Nel bicchiere potete vedere che alla vista ha un colore rosso granato, infatti il vino è invecchiato in barrique per 2 anni come da disciplinare, è una riserva. A naso si sentono i frutti rossi, caratteristico sentore per i vini rossi invecchiati, i quali si ripetono poi in bocca. Non molto aggressivi i tannini, fa sì 2 anni di barrique, però i tannini, siccome una volta messo in bottiglia sta a riposo per un altro anno imbottigliato, i tannini diventano più dolci, quindi per niente aggressivo, ed è per questo che l'ho abbinato a questa tartare di manzo con asparagi marinati. Buona giornata. Bene, eccoci in cucina con le nostre 2 ricette, insomma, speciali, favolose, davvero hai superato ogni aspettativa oggi, Ilenia, perché gli abbinamenti che hai creato sono del tutto particolari e il profumo che si espande in questa cucina lo dimostra. Grazie.
dopo sto complimento basta fino al 2016, cioè. Allora facciamo un breve riassunto delle due ricettine, sorvoliamo in tutto ciò che dici. Allora, per quanto riguarda la torta, abbiamo montato le uova intere con olio che abbiamo profumato con il rosmarino, che abbiamo appunto fatto scaldare in microonde a 350 watt per circa un minuto, quindi uovo, miele, yogurt e olio. Abbiamo ben montato il tutto e poi aggiunto alle farine setacciate insieme al lievito e insieme al sale. Reso ben omogeneo, all'ultimo momento ho aggiunto anche la scorza di limone, dei due limoni grattugiati, versato in una tortiera ben oleata, quindi saltiamo la parte del burro ma continuiamo anche in questo caso con l'olio. Non serve infarinare, inforniamo a 180 gradi, forno preriscaldato statico per circa 45 minuti. Ecco, ricordiamo che gli ingredienti come lo yogurt, il miele, anche lo stesso limone, giusto? Sì. Servono anche per la cura e la bellezza dei nostri capelli, come ben il nostro Dennis ci insegna. Esatto. Per quanto riguarda invece il secondo piatto, che è la tartare di carne con gli asparagi bianchi marinati, abbiamo creato una marinatura con acqua, birra, aceto, abbiamo messo lo zucchero, il sale, del timo e un sacchettino con della garza appunto, che racchiude all'interno i fiori di camomilla. Abbiamo fatto ben scaldare il tutto, quando è ben sciolto soprattutto lo zucchero, immergiamo gli asparagi ben puliti, quindi tolta la parte ultima appunto del gambo, quella più legnosa e coriacea, immersi appunto per circa 6-7 minuti, lasciati raffreddare nella marinatura stessa di cottura e poi tagliati a metà e irrorati con dell'olio d'oliva extravergine sempre. Io parlo sempre di olio d'oliva, ma è sottinteso che è extravergine. Per quanto riguarda la tartare invece, tagliata a coltello naturalmente, più o meno grossa, dipende appunto dal vostro gusto, e condita con un'emulsione di olio d'oliva, senape in crema, salsa di soia e della scorza di limone. Io vi consiglio di omettere il sale perché c'è già appunto la salsa di soia che è piuttosto saporita. Condita all'ultimo momento, coppata con delle formine e servita. Buonissima, buonissima. Dennis, allora intanto noi ti ringraziamo. Grazie. In bocca a voi. Al lupo grazie per il grande evento. Grazie. Che a breve ti renderà appunto papà. Quindi complimenti. E salutiamo anche Stefania, vero, la tua compagna. Vi ricordiamo che questa puntata e le ricette le potete guardare su www.settegoldestelepadova.tv nella sezione del Chiacchiere in Cucina. Vi ricordiamo naturalmente che noi abbiamo anche una pagina Facebook, ci fa piacere se pubblicate le vostre ricette e se mettete qualche like. E poi cos'altro? Beh, siamo anche su YouTube, ragazzi. Esatto. E abbiamo anche un profilo Instagram. E noi ci rivediamo a New York. Dappertutto. Noi ci rivediamo a New York. Esatto. Tutti e tre. Tutti e tre. Anzi, 4-5 con... 4-5. Dai, quasi 5. E allora grazie mille e l'appuntamento per la prossima puntata. Ciao, buon appetito. Ciao. A proposito di buon appetito, qua, non sa già niente? Cosa fare?